Dopo la rottura tra Albano e Loredana Lecciso, viene fuori che evidentemente il rapporto tra la showgirl leccese e la madre dell'artista pugliese non fosse dei più idilliaci. In una intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, Yolanda Ottino ha apostrofato l'ex del figlio con un termine davvero poco elegante, per di più facendo un paragone con la prima moglie del cantante, Romina Power, tornata di recente sulla scena mediatica sia per gli impegni professionali accanto ad Albano, che per un presunto avvicinamento con l'ex marito. Nel dialogare con il giornalista del settimanale che stava realizzando un servizio per lanciare il documentario Madre Mia, alla domanda come si rivolgevano alla suocera Romina e Loredana, il cantante di Cellino San Marco ha risposto: Romina l'ha sempre chiamata Yolanda, Loredana invece signora Carrisi. Molto più incisivo e velenoso il commento dell'anziana signora che ha sentenziato: ci sono donne e donnole. Parole forti che certamente hanno ferito Loredana, che a quanto pare è sempre stata educata e rispettosa nei confronti della mamma del suo ex. A confermarlo è lo stesso Albano che, approfittando di un'altra intervista, ha voluto precisare: lo dico oggi che la mia storia con lei è finita, ma non ha mai detto nulla di male su mia madre. Loredana è una donna molto intelligente, nei confronti di mia madre è sempre stata una signora, benché non godesse del suo favore. Ristabilita la verità dei fatti, la Lecciso ha voluto ringraziare pubblicamente il suo ex compagno, pubblicando queste sue dichiarazioni su Instagram, corredate da un sintetico ma significativo messaggio: il tempo è galantuomo, grazie Albano.